Buongiorno, in questa lezione, trascinati dal tema che abbiamo trattato la scorsa volta, ovvero quella della possibilità che caratterizza l'esistenza del singolo, quindi il tema del singolo, affronteremo gli stadi della vita e l'angoscia e la disperazione, queste due categorie che si disvelano proprio dai diversi stadi della vita che Søren Kierkegaard ci racconta, in particolar modo vedremo nell'opera Out. Dicevamo che è proprio questa idea che nella vita bisogna scegliere, appunto out, o quella strada o quell'altra, e non c'è conciliazione nell'esistenza. Proprio per questo Kierkegaard riflette sulle diverse possibilità, diversi modi fondamentali di vivere l'esistenza. Quale possibilità ha l'uomo di fronte alla sua esistenza? E qui Kierkegaard effettivamente mescola proprio quelle che sono state le sue vicende esistenziali con la riflessione filosofica. Infatti, quali sono gli stadi dell'esistenza per Kierkegaard? Sono tre, e riprendono il percorso autobiografico e filosofico del filosofo danese. Il primo è il momento estetico, che è riferibile in effetti alle sue esperienze edonistiche della giovinezza, quando lui appunto intraprende i primi amori senza però sentirsi legato a nessuno. Il momento etico, che ha come orizzonte invece la vita familiare, quella, la dimensione del marito, corrisponde proprio al fidanzamento che lui ha con Regina Olsen. Ed infine il momento religioso, che invece segna l'allontanamento dalla vita normale per dedicarsi completamente alla tormentata riflessione che pone il singolo, vedremo, davanti a Dio. Bene, in particolar modo per quanto riguarda i primi due stadi della vita, quindi quella estetica e quella etica, Kierkegaard ce ne dà una presentazione appunto in questo testo famosissimo che è Out, ci tengo a farlo vedere perché questo libro mi è stato regalato direttamente dagli studenti di una mia classe, la ex quinta CL, mi è stato regalato ovviamente un libro che costa poco, senza nessun intento corruttivo, diremmo noi, e io li ringrazio e li cito per questo. Allora, in Out abbiamo detto che tratta della vita estetica e etica. Attenzione, qui bisogna subito dire una cosa. Siccome abbiamo detto tre stadi della vita, e qualcuno potrebbe dire, beh, ma allora Kierkegaard è troppo hegeliano. Tre stadi della vita, che è la triade dialettica. E no, gli stadi della vita non sono assolutamente gradi di sviluppo. Non vi è una dialettica tra questi, non è che l'uno comporta l'altro. Sono alternative uno all'altro, dove l'uno esclude l'altro e non ha niente a che fare con l'altro. O almeno Kierkegaard pensa di poter affermare con chiarezza questo, quindi di, come dire, in un certo senso, distaccarsi in modo netto dal filosofo, dal padre filosofo Hegel, che aveva dominato l'Ottocento e l'idealismo. Un modo per marcare la differenza sarà quella proprio di definire il passaggio tra uno di questi stadi, vedremo, come un salto, ma lo diremo tra poco. Allora, lo stadio estetico è proprio di chi vive nell'attimo, impercettibile e fuggibile. E qui, live in the moment, vabbè, per chi, come dire, ama l'inglese, io no, ma come dire, bisogna accontentare tutti. E questo è al contempo immaginazione e riflessione. Il vissuto è come l'opera poetica, è brezza intellettuale ed esclude proprio la ripetizione. È un modo per cercare di sfuggire alla scelta, dicevamo, è un modo per non scegliere, ma abbiamo detto che anche quella è una scelta, e quindi vedremo che la conclusione sarà che da qui non se ne esce, in questo modo non se ne esce.
Il cambiamento continuo e la continua ricerca dell'uomo rende effimera ogni conquista. Questo modello di vita è rappresentato nel Diario del Seduttore, che è una delle opere, diciamo, che ha avuto maggior successo dal punto di vista, se non altro, dei lettori di Kierkegaard, anche perché è un, oggi diremo, romanzo epistolare, qui c'è una finzione di lettere che ci sono tra Cordelia e Giovanni, e ovviamente sono tutte scritte da Kierkegaard, dove appunto Giovanni incarna proprio la figura del seduttore, appunto il cosiddetto Don Giovanni. Non entro nella, diciamo, nella letteratura sulla prospettiva del Don Giovanni. Qui il Don Giovanni, vedremo, ha un taglio diverso dal Don Giovanni così come è, diciamo, trattato nell'opera mozartiana. Qui Don Giovanni, vedremo, ha uno sbocco ben diverso. Però il punto di partenza è simile ed è un tema che raccoglie proprio questa questione della vita sfuggevole, del non voler scegliere, e però che ha come conseguenza, abbiamo detto, quello di rendere effimera ogni conquista. Johannes seduce non perché desidera veramente una donna, ma solo per l'atto di sedurre in sé, quindi appunto per non scegliere, perché non vuole scegliere una donna. Una donna da questo punto di vista vale un'altra, bella, brutta che sia, non ha la sua importanza. Una volta ottenuto il risultato, una volta che la donna è stata sedotta, essa non conta più nulla. E Giovanni deve immediatamente trovare una nuova vittima da sedurre. E qui la finzione, diciamo, di Kierkegaard, che ci conduce verso le arti della seduzione. Leggo solo un passo, un piccolo passo dal diario. Attenzione, mia bella sconosciuta, attenzione, non è poi tanto facile scendere giù da una carrozza. Qualche volta può essere un passo importante. I predellini sono spesso collocati così male che si deve lasciare ogni grazia per uscire senza inconvenienti. Spesso non ci si può salvare che con un salto a rompicollo nelle braccia del cocchiere o del lacchè. Cocchieri e lacchè, loro sì che va bene, perché ti possono prendere in collo, ovviamente. Qualche volta io avrei davvero una gran voglia di entrare come un servo in casa dove ci siano delle giovani signor come lei. Com'è facile per un servo penetrare nei segreti della sua padroncina. Ma per carità, non saltate giù con tanta precipitazione, ve ne prego. È già scuro e io non voglio disturbarvi. Ecco, mi nascondo dietro un fanale. Così voi non potete vedermi e ci si sente in imbarazzo solo quando si sa di essere osservati. Ora vogliate discendere, quindi io mi metto in un posto in modo che non vi possiate vedere, così voi potete scendere senza problemi, perché non vi vedrete osservati. Lasciate che il bel piedino, di cui ammiro già tutta la grazia, si arrischi nel mondo. Lasciate il vostro piede si arrischi nel mondo. Coraggio, ormai potete essere sicura di trovare un terreno fermo. O avete ancora paura di qualche spettatore molesto? Non certo del cocchiere, non certo di me. Questo è un passaggio di una profondità e delicatezza unica. Io ho visto ora il vostro piedino e da buon naturalista della scuola di Cuvier ho saputo trarne le mie deduzioni. Scuola di Cuvier sosteneva che da un piccolo osso si potesse ricostruire tutto l'animale, e qui dalla bellezza del suo piedino il nostro seduttore, il nostro Don Giovanni, onora e riconosce la bellezza di tutta la fanciulla. Questo veramente seduzione da altri tempi, questa, ma assolutamente profonda, assolutamente. Però appunto non volta alla conquista di una fanciulla, ma volta solo al gusto di sedurre. E quindi anche Cordelia verrà lasciata da Johannes. Giovanni alla fine abbandona Cordelia,
Cordelia si innamora di lui, ma una volta che si è innamorata di lui, per Giovanni non ha più nessuna importanza. Però questo alla fine pesa. Alla fine pesa, perché continua a ripetersi questo copione, cioè Giovanni che seduce una donna, lei poi alla fine si innamora di queste bellissime parole, e però poi nel momento in cui si innamora Giovanni ne va a cercare un'altra, e beh, a questo punto questo continuo copione inizia a suonare come una condanna che conduce l'uomo alla disperazione. E questa condanna ce la leggiamo proprio dalle parole di Cordelia, cioè di Kierkegaard, la quale, come dire, consapevole di essere stata sedotta e abbandonata, però insegue con le sue parole Kierkegaard, appunto, come una condanna. Giovanni, non ti chiamo mio, gli scrive, vedo bene che mio tu non sei mai stato, e perciò sono abbastanza duramente punita di essermi attaccata a questo pensiero come alla mia unica gioia. Eppure io ti chiamo mio, mio seduttore, mio ingannatore, mio nemico, fonte della mia sventura, tomba delle mie gioie, abisso della mia infelicità. Io ti chiamo mio e mi chiamo tua, e queste parole che prima accarezzavano i tuoi sensi, prostrati avanti a me in adorazione, suonino ora come una maledizione contro di te, una maledizione per tutta l'eternità. Vediamo in che cosa consiste. Ma di questo non ti devi rallegrare. Non devi credere che io vorrei, perseguendoti inutilmente o forse armandomi di un pugnale, provocare il tuo schermo. Fuggi dove tu vuoi, io pur sono sempre tua. Ritirati ai confini del mondo, io sono tua. Ama delle altre donne a centinaia, io sono tua, tua fino alla morte. Lo stesso linguaggio che adopero contro di te prova che io sono tua. Tu hai usato un gran male seducendo me, povero essere. Tanto che per me tu eri diventato tutto e io non avrei desiderato altra gioia che di diventar tua schiava. Sì, io sono tua, sono la tua maledizione. E quindi questo ricordarsi di Kierkegaard, che questa scelta, questo continuo non scegliere la donna, questa continua seduzione non fa altro che produrre, come dire, dramma su dramma, noia, ripetizione, non c'è niente che possa colmare l'assenza vissuta da Giovanni. E appunto la disperazione, è la disperazione che fa compiere all'uomo il salto, che fa compiere a Kierkegaard il salto verso la vita etica. Un salto perché appunto non c'è sviluppo, deve essere, come dire, una scelta, come abbiamo visto quando parlavamo della possibilità, un azzardo, un rischio, un vero appunto proprio passaggio da una rupe all'altra. Quindi abbiamo messo l'immagine del salto per rimarcare questo concetto, e la riproporremo ancora per esprimere quest'idea del passaggio, del salto che c'è, cioè il fatto che non ci sia alcuna evoluzione tra l'una e l'altra. Che cos'è la vita etica? Beh, la vita etica è rappresentata dal dovere, dalla fedeltà rispetto alle proprie scelte, e quindi all'opposto dello stato precedente l'individuo si sottopone a una forma adeguata dell'universale, cioè rinuncia all'eccezione, no? La ricerca continua di ciò che è diverso da sé, e si identifica appunto con il marito, il giudice. L'espressione più tipica è appunto quella del matrimonio. Perché? Perché nel matrimonio ci si giura, ci si sceglie per sempre. Quindi si fa l'opposto del non scegliere il Don Giovanni, cioè si assume la scelta come fine stesso, non solo come possibilità, ma si assume appunto la scelta come fine stesso. E in questa scelta si è sottoposti a responsabilità, alla legge, ovviamente, cioè al dovere. La persona etica vive nel suo lavoro, rinnova ogni giorno la sua scelta di matrimonio, e grazie alla sua scelta entra anche nel dominio però della libertà, cioè ha manifestato la propria libertà perché ha scelto. La vita si fa storia perché l'attimo diviene connesso al passato e al futuro, e quindi sceglie di determinarsi. L'uomo è determinato perché ogni cosa, ogni evento viene concatenato. Di questa storia
sceglie però ovviamente anche ciò che è doloroso, crudele, gli aspetti più insopportabili, da cui segue ecco il desiderio di contravvenire alla legge e al proprio ruolo, proprio perché scegliere è pesante, no? Come dire, so bene chi vive insieme tutti i giorni quanto sia, quanti ci siano questi aspetti, e questi aspetti appunto portano al desiderio di contravvenire, e questo desiderio, da questo desiderio scaturisce il sentimento del pentimento, che ricorda all'uomo il suo essere peccatore, cioè il fatto che anche se io scelgo tutto il resto, poi alla fine ho desideri contrari alla mia scelta e quindi sono peccatore. Cioè il suo essere irrimediabilmente segnato dal peccato e dalla colpa. Si rimanda ancora una volta al peccato originale, al non potest non peccare di Agostino e così via. E quindi ecco che ancora una volta sopraggiunge la disperazione. Quindi sia la vita estetica sia la vita etica sono destinate a fallire. E questa disperazione è la vera malattia mortale dell'uomo. Essa rappresenta proprio l'impossibilità, qui abbiamo messo questo uomo disperato, essa rappresenta proprio l'impossibilità di realizzare la propria natura. E vi ricordate che avevamo messo quell'immagine che rimandava a Shakespeare, be or not to be, e avevamo detto che però qui non c'è neanche la scelta di non essere. Perché? È perché dalla disperazione non se ne esce. Scrive Kierkegaard nella Malattia mortale: questo concetto della malattia mortale, la disperazione, deve essere inteso in modo particolare. Letteralmente esso significa una malattia la cui fine, il cui esito è la morte. Quindi apparentemente la malattia mortale conduce alla morte. Ma intesa cristianamente, la morte stessa è un passaggio alla vita, e pertanto nel senso cristiano nessuna malattia terrena fisica è mortale. Perché certamente la morte è la fine della malattia, ma la morte non è la fine. Se si volesse parlare di una malattia mortale nel senso più stretto, questa dovrebbe essere una malattia in cui la fine sarebbe la morte e la morte sarebbe la fine. E questa è per l'appunto la disperazione. Ma in un altro senso, la disperazione è la malattia mortale in modo ancora più determinato. Perché non bisogna pensare che nel senso letterale si muoia di questa malattia o che questa malattia finisca con la morte fisica. Quindi non finisce con la morte fisica. Al contrario, il tormento della disperazione è proprio non poter morire. E quindi portarsela dietro sempre. Perciò somiglia più allo stato del moribondo, quando si torce nella lotta con la morte e non può morire. Questa è la condizione della disperazione dell'essere umano, nemmeno poter morire. Questa è la cosa terribile, quindi non poter in nessun modo mettere fine. E perché? Perché? Perché marca l'impossibilità di essere autenticamente se stessi a causa della finitezza dell'uomo. Infatti, se l'essenza dell'uomo è possibilità, essa è sempre comunque limitata dalle nostre scelte. La mia essenza è quella di essere possibilità, abbiamo detto, l'individuo come possibilità, ma nel momento in cui io scelgo limito le mie scelte, e ciò è dovuto proprio al nostro essere finiti. In altre parole, se l'uomo sceglie di non scegliere, non realizza se stesso, perché non fa esercizio della propria libertà, non fa esercizio della possibilità che è la sua natura. Ma se sceglie, non realizza comunque se stesso, perché limita se stesso, ovvero la sua essenza, perché nel momento in cui sceglie, sceglie di non scegliere altre cose, e quindi limita la sua possibilità. E quindi in un certo senso siamo in un corto circuito, non se ne esce, siamo in una situazione di scacco. Il lato emotivo esistenziale della libertà come possibilità è l'angoscia. Quindi diamo espressione a questa disperazione che sorge da questo cortocircuito della libertà e della possibilità, che è appunto l'angoscia.
qui abbiamo messo questa immagine che rappresenta l'angoscia, la persona angosciata che non sa che fare, non sa che pesci prendere, perché non sa che cosa l'aspetta. È un sentimento terribile, ossia è la paura per ciò che è indeterminato e data dal peso ovviamente della responsabilità per una scelta che è sempre disgiuntiva, cioè se io scelgo una cosa ne escludo l'altra. L'uomo posto davanti alla scelta del modello di vita è preso dall'angoscia, un'angoscia paralizzante, scrive Kierkegaard nel concetto dell'angoscia. Ve lo leggo, tanto sono poche righe. L'angoscia si può paragonare alla vertigine. Per chi soffre di vertigini, questo ben sa che cos'è. Chi volge gli occhi al fondo di un abisso è preso dalla vertigine, ma la causa non è meno nel suo occhio che nell'abisso, perché deve guardarvi, non può non scegliere, abbiamo detto, quindi deve guardare in quell'abisso, non può scegliere di non guardarvi. Così l'angoscia è la vertigine della libertà che sorge mentre lo spirito sta per porre la sintesi e la libertà guadagna giù nella sua propria possibilità, afferra il finito per fermarsi in esso. In questa vertigine la libertà cade. E quindi la vertigine di dover per forza guardare in un abisso senza sapere che cosa c'è in fondo e quindi sentire questa incertezza, insicurezza, ma non poter fare a meno di guardare, perché anche il non scegliere risulta poi essere di fatto una scelta. Dunque, l'angoscia di cui parla Kierkegaard è proprio la condizione esistenziale generata dalla vertigine della libertà, dalle infinite possibilità negative che incombono sulla vita e sulla personalità dell'uomo. L'angoscia è diversa ovviamente dalla paura, perché della paura la paura si può dominare, perché la paura ci mette davanti a qualcosa di determinato, un pericolo preciso. Invece l'angoscia è quel sentimento proprio umano che scaturisce dall'incertezza, dall'impossibilità di poter prevedere le conseguenze delle nostre scelte. Oltre che nell'angoscia, la possibilità per il suo carattere infinito e onnipotente getta l'uomo appunto nella disperazione. Abbiamo visto, abbiamo detto prima quanto questa disperazione è qualche cosa che attanaglia l'uomo e che non gli permette via d'uscita, non c'è diciamo possibilità di scappare, perché non produce la morte, la condizione nel quale tutto è possibile, tutto è uguale, tutto è indeterminato. Manca quindi un ancoraggio a qualcosa, a qualcosa a cui ci possiamo appigliare, manca, non c'è. Mentre l'angoscia si riferisce al rapporto dell'uomo col mondo, la disperazione si riferisce proprio al rapporto dell'uomo con se stesso, e l'abbiamo visto prima. Kierkegaard intravede a questo punto solo nella fede in Dio e nel suo amore l'unica possibilità umana per salvarsi. Quindi si solo lo stadio, la vita, il modello di vita religioso. Dio, l'incontro, il rapporto solitario tra l'uomo e Dio, che è caratterizzato dalla fede, è però paradossale e scandaloso. Perché? Perché la verità va al di là della dimensione umana. Quindi è veramente un salto, quest'ultimo compiuto da Kierkegaard, diremmo noi, è veramente un salto nel vuoto, è veramente un salto nell'abisso, per riprendere l'immagine che abbiamo introdotto in precedenza. Bene, lasciamo per chi vuole questo schema riassuntivo degli stadi della vita, estetico, caratterizzato da immediatezza, avventura, non scelta, noia, disperazione, figura di Don Giovanni. Etico, scelta, fedeltà, continuità, pentimento, disperazione, figura del marito, per andare nella prossima lezione ad affrontare lo stadio religioso, che vedremo è caratterizzato da fede, ma anche da solitudine, da paradosso e addirittura da scandalo, e la cui figura sarà non quella del marito, non quella del Don Giovanni, ma sarà la figura di Abramo. Grazie per l'attenzione e appunto ci ritroveremo insieme a affrontare l'ultimo stadio di quelli descritti da
Kierkegaard e appunto la sua scelta religiosa. Grazie.